Crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia. Ancora Poker Tips con Luca Moschitta, parliamo di Heads Up, la specialità che Luca predilige, e lo dimostra i risultati, lo dimostra il fatto che oggi ci spiegherà in maniera un pelo più approfondita come poter difendersi o come poter attaccare dalle varie posizioni, dal bottone, dal grande buio, in questa particolare specialità che, come sappiamo, è particolarmente avvincente ma anche molto difficile. Cominciamo dal bottone, Luca. Dal bottone sappiamo che noi possiamo cominciare ad aggredire, tu ci hai detto nei nostri tips di prima che dobbiamo essere aggressivi, vediamo come essere aggressivi e che range di mani poter aprire dal bottone. Sì, infatti come ho detto prima, in Heads Up dobbiamo essere molto aggressivi, dobbiamo giocare molte più mani di un sit and go di un torneo. Pertanto io ad esempio quando mi trovo da bottone apro circa l'80% delle mani, apro facendo un raise per 2 o per 3 o per 2,5 anche a volte. Rilancerò praticamente con tutti i connectors, con tutte le carte che non siano ad esempio 7-2, Jack-3, questo range di mani lo folderò, tutto il resto delle mani farò sempre un raise, comunque bisogna aggredire sempre. Mai fare call da bottone, questo è il primo comandamento delle Zap. Il call da bottone lo potremmo fare solo in situazioni molto diverse, per esempio quando i bui sono alti e vogliamo spingere il nostro avversario magari a mandare all-in o farci un raise che possiamo controrilanciare con il nostro all-in e rubare chips in questo modo. Però il primo comandamento delle Zap quando siamo da bottone è che il call non bisogna quasi mai farlo. Call vietato, noi abbiamo arrangiato e magari veniamo tre bettati. Qual è in questo caso un range possibile in cui noi possiamo o foldare o difenderci, invece magari forbettare, continuare a essere aggressivi su questa strada che hai indicato? Quando siamo da bottone. Da bottone, sì. Quando mi trovo da bottone farò spesso, in un Zap Turbo io faccio spesso call alle 3-bet dei nostri avversari. Lo faccio perché probabilmente mi troverò davanti a una continuation bet. Lo farò con un range magari che andiamo da Jack 10 suited in su, lo farò spesso anche se la 3-bet è abbastanza pesante perché so che potrò estrarre molto valore appunto usando la posizione. Certo. Molto diverso quando invece la posizione non ce l'avrò. Parliamo infatti del caso contrario, cioè quando noi siamo sul grande buio e magari veniamo aggrediti con un rilancio, visto che se ha seguito le tue indicazioni non ci limperà mai dal bottone, quindi si aggredirà. Qual è in questo caso un range di possibile difesa o di rilancio ulteriore? Sì, allora, quando subiamo un raise non abbiamo posizione, io di solito contro rilancio raramente, se c'è un asso e un kicker basso faccio un rilancio, ma se il mio avversario comunque spinge ancora io lascio il colpo. Probabilmente stringo molto il mio range di mani, sarò pronto a giocarmi l'all-in con mani buone pre-flop. Non rischierò tanto perché non ho appunto il vantaggio della posizione e nelle Zap questo fa tantissimo, infatti dovrò mettere sempre chips con questo svantaggio in 3 street e non mi conviene tanto. Quindi chiude il range, quando non abbiamo posizione si chiude di molto. Perfetto, intanto abbiamo capito che non bisogna mai limpare, comunque stare attenti alle aggressioni altrui, ma soprattutto loro dovranno difendersi dalle nostre. Grazie Luca. Crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia.